Planet, la radio la fai tu. Spot. Agenzia Viaggi Citroën. Posso esserle utile? Pensavo a un viaggetto. Destinazione? Spagna, Francia, Italia, Svizzera. A giugno solo con Citroën C3 ti godi di più le vacanze. Perché hai al quarto anno valutazione del 10% in più sulla quotazione quattro ruote. Oggi il 10% in più sul tuo usato, inizi a pagare dopo Natale e hai fino a 3.000 euro di vantaggi. Info su citroen.it. La tua Citroën ti aspetta presso la concessionaria Autovè, strada statale Appia 7, chilometro 257 Benevento. Telefono 0824 64711 www.autove.citroen.it. Agriturismo Il Gelso delle Maitine, a Pesco Sannita, a poca distanza da Pietrelcina, nella provincia collinare di Benevento. Il paesaggio e la natura di questi luoghi, il forte senso di ospitalità e la conduzione familiare di Bartolo e Antonietta sono una garanzia per il vostro soggiorno. Il Gelso delle Maitine, in contrada Maitine, a Pesco Sannita, in provincia di Benevento. Telefono 0824 98 11 57 339 200 04 26 www.ilgelsodellemaitine.it. Il Gelso delle Maitine, gusto, natura e oltre. Macalea al Corso Garibaldi 256 a Benevento vi invita a visitare la propria boutique. Macalea è una firma. Macalea con la sua particolarità è proprio da vedere. Macalea a Benevento al Corso Garibaldi 256. Telefono 328 4163 943. Il Cappellaio Matt. Finalmente anche nel Sannio, un vero pub in stile British. Al Cappellaio Matto, piatti tipici fra cui l'inimitabile cotechino affumicato e una scelta di birre esclusive come McEvans, Beamish, Slalom, Newcastle. Il Cappellaio Matto è live music e ogni giovedì karaoke. Il Cappellaio Matto ti aspetta in via Appia 1 a Calvi, Benevento. Info 349 28 69 428. Chiuso il lunedì. È sufficiente una semplice telefonata allo 0824 30 31 20. Per ricevere a casa tua acque minerali, bibite, birre, spumanti e liquori di tutti i tipi. La Motta Bibite consegna a domicilio. La Motta Bibite a Benevento, in via Croce Rossa 19. Telefono 0824 30 31 20. Il Chicco d'Oro di Carmine Avella. Macchinette a cialde a capsule di caffè macinato fresco. Per tutto il 2011 la macchinetta è in offerta speciale a soli 99,90 euro. Per tutti coloro che acquisteranno la macchinetta sarà fornito in omaggio un kit composto da 100 capsule di caffè macinato fresco. La macchinetta è dotata di espulsione automatica della capsula. Il Chicco d'Oro di Carmine Avella. Infoline 328 1520 939 e 347 7105 824. carmine.avella@aliceposta.it. Ogni evento diventa magico con Orzelleca Premiazioni. A Benevento in via Torre della Catena 1721 e in via delle Puglie 15. Da Orzelleca Premiazioni, trofei, coppe, targhe, insegne, bandiere, cadeau, medaglie, pergamene, gagliardetti, segnaletica e souvenir. Orzelleca Premiazioni è anche bomboniere, regali e riproduzione di antiquariato. Con Orzelleca Premiazioni rimetti a nuovo la tua targa in ottone con 10 euro in sole 24 ore. Orzelleca Premiazioni a Benevento in via Torre della Catena 1721 e in via delle Puglie 15. Telefono 0824 21 53 5 www.orzelleca.it. Sono le 19:03 e RCP continua.
Radio City Planet, la radio la fai tu. Di nuovo buonasera ad Alessandro Tedesco che oggi è con noi. Il suo nuovo disco si chiama Argonauta, domani ve lo presenterà live al Molino Pacifico, non mancate alle ore 20. Ciao Alessandro di nuovo e grazie. Ciao, grazie a te. E bentornato con un disco che già dal nome, insomma, racconta, se vogliamo, un po' l'ambizione del viaggiare allo stesso tempo alla ricerca di qualcosa, no? Insomma, gli Argonauti, questi nella mitologia greca erano 50 guerrieri che andavano alla ricerca, esatto, del bello d'oro, no? Di questa, che poi, voglio dire, la leggenda all'epoca nacque perché, se non erro, c'erano i marinai che cercavano l'oro, le rive greche non erano proprio famose per averne tanto e quindi dovevano anche un po', come dire, ricamarci sopra. Esatto. Nel tuo caso devo dire che è sempre stato un viaggio, no? La tua storia musicale, da quando hai incontrato Miles Davis la prima volta e ti sei appassionato al jazz fino a finire ad oggi. Sì, sì, chiaramente è un viaggio che dura da anni, voglio dire, però lo stesso disco nello stesso disco viene racchiuso un viaggio, diciamo, inteso musicalmente. Certo. Che tocca un po' tutte le varie sfaccettature dei generi musicali, insomma, tutti quelli che mi hanno accompagnato nel corso della mia formazione in pratica. Ecco, come trombonista non sei esclusivamente jazz, diciamo, ami la contaminazione. Sì, assolutamente. E no? Questo è anche lo specchio di questo disco, no? Certo, certo. Io sono appunto un musicista che abbraccia un po' tutte le contaminazioni e come diceva Lester Bowie, il jazz è libertà, quindi diciamo che questo jazz ci dà la libertà di esprimerci un po' in base alle nostre contaminazioni. Devo dire che è anche bellissimo l'artwork del disco, dopo lo faccio anche vedere in webcam, comunque troverete tutti i retroscena su quest'album sul nostro sito radiocittà.net a partire da stasera, ma diciamo è solo relativo, diciamo così, alla fusione di più suoni in questo viaggio o è anche un tuo amore magari per la cultura greca e la mitologia? Allora, sostanzialmente devo dire che questa idea è venuta molto di più a mia moglie che a me, diciamo. Le donne, ragazzi. Le donne ci mettono sempre lo zampino, mi ha dato l'idea e si rispecchiava completamente in quello che diciamo questa musica che quindi alla fine abbiamo trovato questo titolo che era proprio azzeccatissimo proprio per tutto quello che concerne all'interno del disco. La line up, diciamo, per realizzare questo disco è sempre quella dello Frequency Quartet, giusto? Sì, il gruppo è lo stesso, questo disco è prodotto da Itinera, che è l'etichetta di Pomigliano Jazz di Onofrio Piccolo. Bene. Che tra l'altro, insomma, io ricordo anche nell'ultimo October Jazz, in una performance bellissima proprio da Alessandro con il Low Frequency Quartet. Noi iniziamo proprio ad ascoltare un brano estratto dal tuo nuovo disco, così ci facciamo anche un po' un'idea di quello che è Argonauta e poi torniamo per parlarne. Come dicevi, insomma, sono tutte tracce molto eterogenee, diverse l'una dall'altra, anche per dare una sorta di senso di continuità e discontinuità, che può essere anche quello di un viaggio, no? Esatto. Di mondi che vedi e quindi di istantanee che ti rimangono. Assolutamente. E quindi tra un po' ne parliamo. Il pezzo, per inaugurare, diciamo così, l'ascolto e il viaggio con il nostro Alessandro Tedesco, e Tacchi a Spillo. Thank you.
Questa è Tacchi a Spillo e uno dei pezzi che abbiamo deciso di farvi sentire per presentarvi Argonauta, il nuovo disco di Alessandro Tedesco al trombone, come avete sentito, in un funk che devo dire Tacchi a Spillo già di per sé rimanda un po' alla sensualità, e devo dire che il funk ne ha tanta e da vendere, no? Sì, assolutamente, il funk lo ritroviamo sempre, va sempre bene in tutti i contesti. Hai ragione. Ma diciamo, hai avuto riferimenti particolari per questo disco? Nel senso, magari, sai, capita a volte che artisti e musicisti, ascoltando anche altro, comunque magari leggendo, pur attingendo alla cultura e alla letteratura, come può essere anche la mitologia greca, abbiano fonte di ispirazione per realizzare un album. È il tuo caso? Le mie ispirazioni sono tantissime, a volte non ricordi neppure che cosa ti evoca nella mente, all'improvviso vengono fuori dei riff, delle melodie che probabilmente abbiamo già sentito chissà in quali contesti, però poi vengono rielaborate, diciamo, contestuali a quello che stai tentando di dire, di scrivere, di fare, e poi chiaramente con l'apporto dei musicisti si prendono sempre comunque strade diverse da quelle che potevano essere prese, diciamo, inizialmente. Che è forse anche un bene, magari, no? Assolutamente. Beh, Alessandro, prima riflettevamo che oggi la definizione di jazz puro, diciamo, è abbastanza complicata da dare. Nel tuo caso, sicuramente orbitiamo nel jazz, nasce la tua ispirazione magari anche dall'improvvisazione, però comunque sia, oggi c'è un'evoluzione del genere jazz, perché abbraccia anche altri generi, forse probabilmente li ha anche generati, no? Tu stesso ammetti che in questo disco c'è tanto e tutto, e forse anche il jazz essenziale, se vogliamo, no? Spazi molto da un genere all'altro. Questo ti concede anche magari in futuro di aprirti ad altre collaborazioni, anche ad altre forme musicali, magari, non so. Guarda, io già l'ho fatto questo, ho avuto esperienze molto importanti come quelle con il disco che ho inciso con Roscoe Mitchell e Don Moyer, che sono dei musicisti fantastici del Art Ensemble of Chicago. Infatti abbiamo fatto un disco che era mezzo napoletano con Marco Zurzolo e mezzo free con loro, quindi è stata un'esperienza molto forte. Unire queste due culture, poi ne è scaturita un'altra, insomma, molto particolare, che univa questi due aspetti, che erano sia il free e la melodicità del canto dello stesso Zurzolo, voglio dire. Quindi unire vari generi, vari stili con un unico linguaggio, cioè quello del jazz, la libertà poi di esprimerlo a proprio piacimento. Beh, certo, secondo me. Una cosa che però ho sempre notato, magari nel tuo DNA, vuoi anche per le collaborazioni con Senese ed altri, è il fatto che tu abbia così insito nel tuo DNA musicale un suono molto fusione mediterraneo, no? Che viene comunque dalle nostre terre, inevitabile, penso che non venga fuori anche col trombone. Sì, vabbè, già dal primo disco, voglio dire, Chimica, ti ricordi che già, certo, all'epoca quel disco è molto più jazz, diciamo puritano tra virgolette, però ha sempre delle peculiarità del funky, cioè, certo, perché lo sento molto mio e molto vicino a me come concetto musicale, voglio dire, però sono sempre aperto alle nuove esperienze, tant'è vero che poi, non voglio anticipare, però altri pezzi c'è l'ausilio, insomma, dell'elettronica, altre cose, che devo dire però è usato con parsimonia, esatto, nella giusta dose, anche perché a volte si rischia davvero di eccedere. Nel tuo caso invece è semplicemente da contorno, e fai bene a fare in questo modo. Ti chiedo anche, ma è nato, diciamo, da un fulmine a ciel sereno questo disco? È stato ponderato nel tempo? Come è venuto fuori Argonauta? Io penso che questo disco lo portavo già dentro da tempo, solo che non, sai, quando non riesci a tirare fuori qualcosa ci vuole quella goccia che fa traboccare il vaso, no? Poi a un certo punto è venuto lì, ho trovato i compagni di viaggio, il tuo vello d'oro, insomma, esatto, in quel caso là, insomma, i miei compagni di viaggio, il colore, il timbro che volevo dare a questo progetto, e così è venuto fuori. Ecco, allora, già in ritmo anche nei titoli, questa è Gatte su Marte, che meglio di così non poteva chiamarla. Adesso ce la sentiamo, poi torniamo per completare la nostra chiacchierata con Alessandro. Altro pezzo da Argonauta, Gatte su Marte, e poi torniamo a Radio City Planet. Exit, forward, greeting, complete, connect,
Gatte su Marte da Argonauta. Giasone ne sarebbe contento, credo. Abbiamo sentito anche che, cioè, sento, percepisco che è stato davvero bello suonarlo questo disco, eh? Assolutamente, ci siamo divertiti tantissimo. Si percepisce anche perché c'è davvero molto lasciato al genio dei musicisti e poco alla pianificazione, che è una cosa che funziona sempre nella musica, evitare di così fare troppi calcoli alla base. Esatto. Allora, Argonauta esce ufficialmente domani, giusto? 15 giugno nei negozi. Sì. Quindi poi sarà presentato domani sera dal vivo al Mulino Pacifico. Non mancate alle 20. Vi ricordo sempre, insomma, di documentarvi su quello che vi raccontiamo quotidianamente in musica. Con Alessandro Tedesco stiamo per ascoltare il brano omonimo e completare la nostra chiacchierata su Argonauta. Devi ringraziare qualcun altro per questo disco, per questo lavoro, non so se... Sì, ringrazio tutti, in primis i musicisti che hanno grande pazienza, perché io non sono un tipo facile, soprattutto in sede di registrazione, ai concerti, sembro così tranquillo, però sono un po' ansioso, se non vanno le cose come dico io, se vedo già che un jack non funziona bene, mi nervosisco, però li ringrazio, insomma sono stati molto carini e mi seguono da anni loro, voglio dire anche mia moglie in particolare, che ha una pazienza infinita, e tutti coloro, insomma, che mi hanno permesso di riuscire poi a creare qualcosa, e chi più chi meno, insomma tutti quelli che mi vogliono bene in particolare. E vi ricordo Alessandro Tedesco, trombone e un po' di elettronica come dicevamo prima, Giovanni Francesca alla chitarra e anche Davide Castagliola e Gianluca Brugnano, Costaiola, vi aspettano domani al Mulino Pacifico per presentarvi Argonauta, il nuovo disco di Alessandro Tedesco. Detto questo, noi ascoltiamo proprio il brano omonimo, e nel ringraziarti io ricordo che poi la nostra chiacchierata anche in video sarà disponibile sul nostro sito, e poi insomma so che è difficile anche pianificare una tournée, andare a girare nel nostro paese, non è mai una cosa semplice, però immagino stare lavorando anche a questo. Noi stiamo facendo di tutto, sia con diciamo il produttore, quindi Onofrio, sicuramente faremo Pomigliano Jazz, che è slittato a settembre quest'anno. Poi ci sono un po' di cose in ballo, però il disco è uscito un po' tardino, a giugno già si sono chiusi un po' di cartelloni, vabbè, insomma noi stiamo lavorando per quest'inverno più che altro, però sicuramente usciranno delle cose carine da fare, vi terremo aggiornati. Benissimo, infatti Radio Città volentieri vi racconterà l'evolversi di Argonauta e dei nuovi lavori di Alessandro Tedesco, che ringrazio ancora e che salutiamo proprio con Argonauta. Ci vediamo domani. Ok, grazie. Ciao. Thank you.